Lo so che normalmente la recensione di un processore dovrebbe essere: questi sono i numeri, il processore è costituito in questo modo e le performance sono queste. Ma non è proprio questo il caso, perché? Perché oggi parliamo del Ryzen 9 5950X. Stiamo parlando del top di gamma per quanto riguarda l'architettura Zen 3 piattaforma consumer dei Ryzen 5000, ovviamente. Stiamo parlando di un processore a 16 core 32 thread che è stato mandato gentilmente per la review dagli amici di Metal PC Custom. Quindi, se volete effettivamente informarvi e acquistare un PC da gioco anche in questo, o da gioco comunque da lavoro anche in questo periodo di shortage, Metal PC Custom è la storia a cui rivolgo, perché hanno una cura del cliente, beh, di quelle tra le migliori che abbia mai visto, perché vi seguono sia prima, sia durante, sia dopo l'assemblaggio del PC e, soprattutto in questo periodo, se spendete 2-3 mila euro per un PC che voglia essere utilizzato per anni, beh, sono sicuro che un'assistenza come si deve fa proprio al caso vostro. Ma parliamo un pochettino del Ryzen 9 5950X. Nel frattempo, in sovraimpressione, stanno passando delle cose, perché io ho avuto modo di provare questo processore, l'ho provato in live sul mio canale Viola, link in descrizione se volete andare a vedere precisamente il VOD. Vi dico che esiste una cosa chiamata diminishing return, che ed è un principio che viene specialmente utilizzato nei giochi di ruolo. Vi spiego subito che cosa significa. Se io voglio portare, ad esempio, la mia caratteristica di forza a livello 40, ad ogni livello pagherò un tot di risorse e guadagnerò, che ne so, 4 punti forza ogni livello. Ad esempio, superato il livello 40, succederà una cosa, e cioè che a ogni livello pagherò più risorse perché il livello è alto, ma guadagnerò soltanto 1 o magari 2 punti forza. Che cosa significa? Significa che questo processore, il Ryzen 9 5950X, ricordo sempre 16 core 32 thread, è sprecato, credo, per l'80% di voi che sta guardando questo video. E ve lo dice uno che ha un processore a 16 core. Io ho nel mio PC il Ryzen 9 3950X e vi posso dire che, nonostante io molte volte streammi, giochi e registri allo stesso tempo, non riesco effettivamente a saturare tutti e 16 core, tutta la RAM del sistema, e non riesco a spingere al 100% quel processore. È normale, io faccio un lavoro particolare, faccio il content creator, streamer, chiamatemi come volete, e 16 core mi sono molto comodi, questo non lo nego assolutamente. Ma questa è una build da lavoro, ok? È una build studiata solamente per il lavoro. Una build da gioco non necessita di tutta questa potenza di calcolo. Ed infatti, ecco perché io vi dico, se dovete farvi un PC da gioco, o comunque un PC per dello streaming leggero, non vi serve questo. Questo vi serve se avete altri 300 euro da spendere in confronto al Ryzen 9 5900X, perché quel processore con 12 core e 24 thread è stato l'unico a farmi dire: ma sai che forse il mio 16 core non è così OP come pensavo che fosse? E vi spiego subito il perché. Il Ryzen 9 5950X è studiato per le persone che di giorno utilizzano programmi di modellazione 3D, fanno rendering fotorealistico. Le immagini che state vedendo in sovraimpressione fanno parte del lavoro di un mio amico Silvio. Vi lascio il suo link Instagram in descrizione se volete andare a vedere un pochettino i suoi lavori. Questo processore, come stavo dicendo, è da utilizzare se siete delle persone che utilizzano Corona Render, se utilizzano Blender, se utilizzate Cinema 4D. In quel caso, sì, 16 core vanno più che bene. Ma in un altro caso, nel caso in cui vogliate avere il PC più performante in game e magari fare dello streaming leggero, della content creation leggera, non siete uno youtuber full time, il Ryzen 9 5900X è più che abbastanza per darvi un PC da gioco, da lavoro, che vi duri almeno 4 anni, ma come minimo 4 anni, se poi le trattate bene vi dura anche di più. Questo processore è fatto per le persone che lavorano col PC
utilizzano, hanno una workstation, una vera e propria workstation con tutti i crismi, che ne so, una scheda grafica come si deve, una 3080, una 3090, e di giorno lavorano e di sera vogliono divertirsi al PC senza avere troppe pretese per quanto riguarda il gioco, perché il Ryzen 9 5900X va meglio in game rispetto a questo, perché avendo 12 core che lavorano al posto di 16 rispetto a questo qui, ha delle temperature migliori, può boostare meglio e mantenere delle temperature più stabili nel tempo. Questo processore, per quanto comunque raggiunga i 5 GHz, cara Intel, la stupidaggine è che solo tu possa raggiungere i 5 GHz e magari superarli sui tuoi processori a 8 core, è una grande cavolata, perché sto processore, questo qui, a 16 core, ci arriva tranquillamente a 5 GHz, anche con della pasta termica non perfetta come quella che ho utilizzato io perché l'avevo finita, ma va bene, sono dettagli questi. Volete comprare il Ryzen 9 5950X? Compratelo, ma vi assicuro, raga, che non vi servirà tanto quanto potrebbe servirvi un processore decisamente con meno core, ma comunque più potenza per quanto riguarda il gioco, perché sappiamo benissimo, raga, che i Ryzen 5000 scaldano tanto. Ok, abbiamo provato il 5600X, abbiamo provato il 5800X, abbiamo provato il 5900X e ho provato pure questo qua. Su questo, tenuto in overclock con Ryzen Master, in Creator Mode, con qualsiasi settaggio al massimo possibile che potessi impostare, abbiamo raggiunto più o meno gli 80 gradi in Cinebench R23. E quello è un programma effettivamente molto molto pesante per testare i processori. Ma abbiamo raggiunto il punteggio più alto, oltre 24.000 punti, non vorrei sbagliarmi. A voi 24.000 punti su dei programmi di test sintetici non servono. Capite cosa sto dicendo? Non servono a me, che faccio lo streamer, registro, faccio cose, tante cose al PC. Molto meglio puntare i vostri soldi su un 5900X. Se invece siete dei professionisti del settore, come il mio amico Silvio, e avete necessità di utilizzare programmi che sfruttano il multithreading a livello molto molto intenso, allora questo processore fa il caso vostro. Oltretutto, se riuscite a trovarlo sul sito AMD, dovrebbe costare intorno agli 850 euro e, se la promozione AMD è ancora valida, non mi ricordo ad essere precisi, vi regalano anche una key per Far Cry 6. Quindi, diciamo, il processore lo andate a pagare più o meno 790 euro, il gioco all'uscita costerà 50-60 euro. Beh, per me è molto molto stonks come situazione. Raga, non era una recensione classica, questo perché purtroppo, e questa è una cosa che sulla quale io mi dibatterò sempre, noi non dobbiamo pensare al fatto che più grande è più bello. Cioè, un processore a 16 core, questo nello specifico, se vogliamo metterlo in relazione a un processore a 12 core, è più potente. Vabbè, ovvio è più potente, c'ha 4 core in più. Ma io sono certo che senza i dovuti programmi voi non riuscireste a sfruttare nemmeno un 12 core, ok? Se invece già fate video da un po' di tempo, utilizzate programmi di content creation pesanti, 12 core potrebbero essere abbastanza. E se invece lo fate full time, cioè quello è il vostro lavoro, beh, questo processore potrebbe essere la scelta adatta a voi. Ringrazio ancora ragazzi di Metal PC Custom per avermi dato la possibilità di provare questo processore, perché per quello che l'ho potuto provare, perché ho avuto dei problemi ultimamente col PC, e raga, è un carro armato, non riuscite a perdere prestazioni in nessun ambito, davvero. Non ho fatto la comparison col mio 3950X, perché raga, non c'è tutta questa grande differenza. Un processore a 16 core è un processore da lavoro, quindi da una generazione all'altra non può andare a stravolgere i numeri. C'è differenza per quanto riguarda il gioco e l'avete visto sicuramente in sovraimpressione. Vi ripeto, andate a vedere comunque il mio canale Viola per cercare di beccare il VOD, perché c'è proprio minuto per minuto, secondo per secondo, tutti ci sono i dati che comunque abbiamo raccolto durante quel live streaming. Spero che questo discorso vi abbia chiarito le idee. Io vi ricordo di mettere un mi piace, di iscrivervi al canale, di accendere la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video del punto di G, e ci vediamo prossimamente ad un prossimo video con un argomento molto molto interessante, e cioè l'airflow del PC. Come dobbiamo posizionare le ventole? Perché modestamente, non so se voi lo avete notato, ci sono un bel po' di ventole qui nel mio PC. E beh, parleremo un pochettino di quello. Grazie mille per aver seguito il video e ci vediamo alla prossima, sempre qui sul punto di G, sempre qui col vostro G. Ciao ciao belli.